Eccomi qua. Anche stamattina vado nella mia sezione, dentro questa bellissima scuola, Litis Armellini di Roma. Una scuola piena di giovani, giovani poco più che ventenni, giovani che mi ricordano Otello Stefanini, ragazzo a cui noi abbiamo intitolato la nostra sezione, un ragazzo che ha dato la propria vita per l'arma dei carabinieri, un corpo che lui aveva scelto al termine del proprio ciclo di studi per dare un futuro, un senso a quello che era la sua vita. L'arma, con l'intitolazione di una sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri ad Otello, vuole dimostrare la sua vicinanza anche ai genitori, perché noi sappiamo che la sua morte è stata per loro uno schiaffo alle promesse, ai doni, ai sacrifici d'amore gioiosamente consegnati alla vita che avevano fatto nascere. E io non sono felice, sono orgoglioso di poterne essere il presidente. Spero che il suo operato, fino all'estremo sacrificio, possa essere d'esempio per questi ragazzi che ogni mattina, entrando nell'istituto, leggono il suo nome inciso sulla pietra. Un ragazzo loro coetaneo che ha dato la propria vita per garantire loro un futuro migliore. Solo una cosa voglio dire. Ciao, Otello.